Il viaggio dei migranti lungo la rotta balcanica. Da Bihać in Bosnia partono alla volta dell'Italia attraversando i boschi, la giungla, come la chiamano loro. Dopo 3 mesi di proteste, la riforma pensionistica di Putin è legge. Entro 5 anni gli uomini lasceranno il lavoro a 65 anni, le donne a 60. Il presidente del Montenegro Djukanovic è intervenuto al Parlamento di Strasburgo per confermare la volontà di entrare a far parte dell'Unione Europea. Localizzato nei fondali dell'isola croata di Lissa, il forziere della Re d'Italia, la nostra ammiraglia affondata dagli austriaci, dovrebbe contenere oro per milioni di euro. Si intitola Incroci, l'antologia della scrittrice e giornalista ceca Milena Jesenska, amante di Kafka, giusta tra le nazioni, morì nel campo di concentramento di Ravensbrück. La rotta balcanica dei migranti si è fermata a Bihać, punta nord-occidentale della Bosnia-Erzegovina, in un edificio abbandonato di epoca jugoslava, Borici. Da qui partono per valicare le montagne e poi, sempre a piedi, attraversano Croazia e Slovenia per entrare infine in Italia. È un viaggio che dura 10 giorni. Per non farsi fermare dalla polizia restano sempre nei boschi, la giungla, come la chiamano loro. Samir, 18 anni, ce ne ha messi 3 per arrivare fin qui dal Pakistan. Parto stanotte, entro in Croazia, poi in Slovenia e poi inshallah vado in Italia. Sono 10 giorni nella giungla. Dangerous. Sì, è pericoloso. Lontano dalla strada, lontano dai villaggi, lontano dalle città, lontano dalle macchine, con il cibo per 10 giorni nella borsa. Nella guerra degli anni 90 in Bosnia-Erzegovina, Bihać era assediata da serbi, croati e dagli autonomisti di Fikret Abdic. La città era completamente circondata da campi minati. Secondo una mappa militare recente, molti ordigni sono ancora sul terreno. Ci sono delle mine nella foresta, l'ho sentito. Stiamo attenti, non camminiamo tra gli alberi. Cerchiamo di stare sul sentiero, di seguire il sentiero. La Croce Rossa bosniaca cerca di affrontare la crisi umanitaria coordinando gli sforzi delle organizzazioni presenti sul posto, tra cui l'italiana IPSIA. Con l'aumento degli arrivi nella città di Bihać aumentano i bisogni, in particolare di vestiti pesanti, coperte, sacchi a pelo e tende. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni distribuisce circa 800 pasti al giorno a Borici. Arrivano ogni giorno e ogni giorno cercano di attraversare la frontiera e di raggiungere la Croazia e poi la loro destinazione finale, di solito la Germania. Chi riesce a passare il confine denuncia violenze sistematiche da parte della polizia croata, botte, sequestri di soldi, distruzione dei cellulari. Un migrante racconta di essere stato rinchiuso con altre 50 persone in un furgoncino, stipati fino a perdere i sensi. Poco più a nord di Bihać c'è Velika Kladuša. Dietro la stazione degli autobus, alcune centinaia di migranti sono accampati sotto teli di plastica. Ci sono palestinesi, pakistani e curdi. Alcuni cercano di passare il confine da qui. Vogliamo cercare di raggiungere l'Italia, la nostra meta è l'Italia. Proveremo a piedi attraverso la giungla, staremo 11 giorni nella giungla, fino all'Italia. L'Unione Europea cerca di sostenere la Bosnia-Erzegovina nella gestione dei flussi migratori, anche finanziando centri per accogliere le categorie più vulnerabili, famiglie con bambini, come l'albergo Sedra a Čazin, presso Bihać. Negli ultimi mesi, al 1,5 milioni che avevamo messo a disposizione attraverso aiuti umanitari e di emergenza, abbiamo aggiunto altri 7 milioni tramite fondi di preaccessione. La Bosnia ha accolto migliaia di migranti rifugiati nel corso dell'estate. I numeri sono ora in diminuzione, ma pur sempre consistenti per il paese balcanico. La Bosnia a questo momento non ha tutte le capacità per rispondere in un modo efficace ed immediato ai bisogni umanitari di tutti i rifugiati e i migranti. Bisogna ricordare che la Bosnia a tutt'oggi ha più di 90.000 sfollati ancora della guerra degli anni 90. Solo chi paga i trafficanti riesce a passare il confine senza difficoltà. La tariffa è di 2.500 euro a persona per attraversare la Croazia e arrivare in Slovenia.
Chi non ha questi soldi resta bloccato qui, come Ali, giornalista pakistano che vuol chiedere asilo in Italia, ma non riesce a passare. Da 3 mesi è fermo a Kladuša. Ho provato 3 volte ad attraversare la Croazia, ma mi hanno spaccato il cellulare, mi hanno preso i soldi. Ieri mi hanno deportato di nuovo. I diritti umani non ci sono. I 2 rami del Parlamento hanno approvato, il Presidente ha firmato e così la riforma più odiata è diventata legge. In Russia l'età pensionabile saliva da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini. Per il governo questa modifica non era più rinviabile e servirà per far quadrare i conti. La legislazione non cambiava dal 1932, quando c'era ancora Stalin, ma il provvedimento si è rivelato estremamente impopolare in un paese dove l'aspettativa di vita è ancora sensibilmente inferiore alla media occidentale. Soprattutto quella maschile, 66 anni, giusto il tempo di finire di lavorare. Vogliono far crepare chi già soffre la fame, provoca Vladimir. Hai lavorato fino allo sfinimento? Allora muori. Perché mai dovremmo pagarti ancora? Muori, non servi più. Gli anziani temono di non arrivarci nemmeno alla pensione. I giovani sono preoccupati perché si aspettano che sarà più difficile trovare un impiego. Non bisogna aumentare l'età, ma le pensioni, suggeriva Marina, scesa più volte in piazza per esprimere la sua assoluta contrarietà al progetto di legge. Negli ultimi 3 mesi, centinaia di migliaia di russi, come lei, hanno manifestato in tutto il paese. La nuova sfida sarà continuare questa campagna, dice il comunista Sergei Udaltsov. Le autorità non devono poter contare sulla nostra acquiescenza. Ma quello che resta adesso è solo il ricordo di un'estate di mobilitazione e un calo della popolarità di Putin come non si era mai visto nei suoi 18 anni al potere. Dall'80 al 67%, secondo gli ultimi sondaggi, con un timido recupero dovuto allo sconto concesso in extremis alle donne, 3 anni in meno rispetto al progetto iniziale, che fissava la loro soglia della pensione a 63 anni. Non ha risolto nulla, accusa Pavel, ha soltanto fatto un'elemosina. In tanti speravano nel presidente. In passato aveva promesso che non avrebbe mai intaccato le pensioni. Per anni si è discusso di questa questione, sono state proposte varie riforme, ma tutte le volte che mi hanno chiesto quale preferivo, ho sempre risposto allo stesso modo. Nessuno. Parlava in uno stadio Vladimir Putin subito dopo i mondiali di calcio, sfruttati per indorare la pillola. Il progetto di legge fu annunciato non a caso il primo giorno del torneo. Mossa astuta, ma che non è servita. Finiti i campionati, scaduto il divieto di manifestare nelle città che ospitavano le partite, sono cominciati i cortei, ovunque, dalla Siberia fino in Crimea. L'argomento delle pensioni ha unito tutte le opposizioni, dai comunisti ai sostenitori di Alexei Navalny, blogger anticorruzione considerato ormai il principale avversario di Putin. Nei momenti decisivi, però, lui è mancato, non per sua volontà, ma perché agli arresti. Punito per aver organizzato manifestazioni non autorizzate a gennaio come a settembre. Come giudichi le condanne di Navalny? Chiediamo a Yegor. Sono un'ingiustizia, si basano su pretesti, risponde. Il vero motivo è che non vogliono che lui guidi le proteste. Chi ha risposto all'appello di Navalny lo ha fatto sfidando la legge, 1 migliaio di arresti solo il 9 settembre, ma adesso anche questa battaglia è persa. Olga mostra ai poliziotti quanto prende di pensione, 7.921 rubli, 100 euro al mese. Ci saranno aumenti, esenzioni per i mestieri più faticosi e trattamenti speciali per le madri di numerosi figli, ma questa riforma resta difficile da digerire. Il partito di governo, Russia Unita, sta già pagando un prezzo politico. Ha perso i ballottaggi per eleggere i governatori regionali. E a Vladivostok il suo candidato è stato accusato di brogli. È una rapina, afferma Dmitry. Non è possibile che non ci siano più soldi per chi ha sempre versato i contributi. Li avranno rubati. Ma il Cremlino scommette ancora una volta sull'incredibile capacità di sopportazione dei russi. Mi mancavano 4 anni, sospira Tatiana, ma adesso ne hanno aggiunti altri 5. In tutto fa 9. Resisterò, o forse comincerò anch'io a bere e a soffrire. Sievolo, come lei, vive nella sterminata provincia russa e cerca di prenderla con filosofia. Qui siamo cristiani, più o meno tutti, o almeno la maggioranza di noi, dice. Speriamo sempre in un futuro migliore. È solo così che riusciamo a sopravvivere.
Dopo l'uscita del Regno Unito, lo Stato che riporterà 28 le stelle dell'Unione Europea potrebbe essere il Montenegro, 600.000 abitanti, indipendente dal 2006, con una secessione concordata dalla Serbia e avallata da un referendum. Il piccolo Stato che si affaccia sull'Adriatico è quello con le trattative più avanzate con Bruxelles. Su 35 capitoli negoziali ne sono stati avviati 30 e 3 risultano già chiusi. Il presidente Milo Djukanovic lo ha sottolineato al Parlamento Europeo a Strasburgo, primo capo di Stato dell'area balcanica a prendere la parola, invitato dal presidente dell'Aula, Antonio Tajani. Per Djukanovic è necessario traghettare i Balcani verso l'Unione Europea, anche se permangono grandi ostacoli, a cominciare dall'irrisolto nodo del Kosovo, con tensioni crescenti tra Pristina e Belgrado e nazionalismi in Macedonia e Bosnia. Colpa di retrogradi, ha accusato in Parlamento il nostro microfono. Ova tri problema. Questi tre problemi generano una retorica da anni 90, con idee di nuove composizioni statali, cambiamenti di confine, idee di grandi stati nazionali. Queste sono idee retrograde che dobbiamo ancora combattere. Djukanovic vede nell'integrazione europea dei Balcani uno strumento per mantenere la regione al riparo dalle influenze esterne. Quelle influenze che, secondo i servizi di sicurezza montenegrini, hanno tramato per un tentato colpo di Stato in occasione delle elezioni politiche del 2016. Il golpe, che prevedeva anche l'uccisione di Djukanovic, sarebbe arrivato a pochi mesi dall'adesione di Podgorica alla NATO. Tra i 20 presunti congiurati figurano anche due cittadini russi. Mosca nega un suo coinvolgimento, ma Djukanovic non le crede. Non sorprende che la Russia neghi. Non accade solo con noi, ma da altre parti, come in Gran Bretagna con l'affare Skripal. Ma qui ci sono prove importanti. Dei russi sono coinvolti in questo tentato colpo di Stato, non semplici cittadini, ma appartenenti ai servizi segreti russi. Il Montenegro è stato menzionato in un'intervista del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A Fox News il magnate ha dichiarato che, a proposito dell'appartenenza del Montenegro alla NATO, gli abitanti del paese sono talmente aggressivi da poter far scoppiare la Terza Guerra Mondiale, parole a cui Djukanovic non ha voluto e non vuole replicare perché i rapporti con gli Stati Uniti sono nei fatti solidi, sostiene. Siamo veoma svesni e veoma zahvalni. Sappiamo di avere un partner importante nell'America. Questo rapporto non è un regalo per il Montenegro, l'abbiamo ben meritato nel periodo in cui i Balcani, con la loro instabilità, erano al centro dell'agenda della presidenza Clinton. C'è un caso recente di calcio che riguarda il Montenegro e sconfina nella politica. Il terzino della Roma Kolarov ha accusato il Zar Marušić di giocare per il Montenegro nonostante sia nato in Serbia. Io questo dibattito lo vedo come un'espressione di un'eccessiva politicizzazione nei Balcani, anche nello sport. Siamo lieti come Montenegro che molti giocatori della regione abbiano accettato di far parte della nazionale. In Macedonia il referendum sull'accordo con la Grecia per il cambio del nome in Macedonia del Nord non ha raggiunto il quorum. Alle urne si è recato soltanto il 37% degli aventi diritto. A favore dell'accordo il 91% dei votanti. Esultano i conservatori decisamente contrari all'accordo. Il premier socialdemocratico Zaev, malgrado la sconfitta, intende comunque battersi per garantire al paese balcanico l'integrazione nella NATO e nell'Unione Europea e non esclude elezioni anticipate se il Sobrani e il Parlamento non approverà l'accordo con Atene. L'isola di Lissa, Vis in croato, che si trova a circa 60 km a largo di Spalato, quest'estate è stata una delle mete turistiche più gettonate. Sull'isola è stato girato il seguito di Mamma Mia e il fascino di Meryl Streep, Pierce Brosnan, Cher, Colin Firth e Andy Garcia, con le musiche degli ABBA, è stato un magnete per vacanzieri da ogni dove. Hollywood per Lissa ha prodotto un'esplosione turistica mai vista prima. Ma Lissa, nella storia, è anche il luogo della più grave sconfitta subita dalla Marina italiana. Nel 1866, durante la Terza Guerra d'Indipendenza, la flotta austriaca sbaragliò la squadra italiana capitanata dall'ammiraglio Persano.
Nella battaglia fu affondata anche la Re d'Italia, l'ammiraglia italiana, su cui c'era anche un forziere con l'oro che sarebbe dovuto servire a pagare la nuova amministrazione che il regno Sabaudo intendeva instaurare in Dalmazia. Zecchini per un valore di 250.000 lire italiane dell'epoca, milioni di euro al cambio attuale. Il relitto della Re d'Italia è stato localizzato negli abissi marini nel 2005. Quest'estate invece il titolare di un diving club, Lorenzo Marovic, ha scoperto anche il forziere che dovrebbe contenere l'oro di Persano. I see never ever in my life. In vita mia, nelle profondità del mare, non ho mai visto un forziere. Ma da quando ho sentito parlare del tesoro, dell'oro della Re d'Italia, spero che questo oro sia rimasto nel forziere. Gli esploratori organizzati da Marovic sono prudenti, hanno pubblicato solo le immagini che servono per rivendicare la primogenitura della scoperta del forziere. La Re d'Italia si trova a 115 metri di profondità. La discesa sul relitto rappresenta di per sé un atto sportivo impegnativo. Possono farlo soltanto subacquei ben addestrati, che usano miscele speciali. Ogni immersione sul relitto dura non meno di 4 ore. Ed ecco il forziere. La squadra di sommozzatori è riuscita a identificarlo soltanto durante la quarta delle immersioni che le autorità marittime croate hanno concesso. Lorenzo Marovic, per finire l'esplorazione, ha chiesto la concessione per 2 ulteriori immersioni sul relitto, perché a causa delle profondità e dei tempi di decompressione i sommozzatori avevano soltanto pochi minuti a disposizione per esplorare i resti della nave. Non sappiamo cosa c'è nel forziere, bisognerebbe aprirlo. In ogni caso bisognerebbe innalzare la cassaforte in superficie per poter finire le ricerche, perché bisogna comunque rimarcare che a guardia di questo forziere e di questa nave ci sono le anime di 391 marinai morti nella battaglia di Lissa. Sui fondali di Lissa della Re d'Italia è rimasta la sagoma della prua e dello sperone che erano d'acciaio e i motori e i cannoni collassati sul fondo. Secondo la legge croata, il relitto della Re d'Italia è un cimitero di guerra sommerso e anche un bene culturale da tutelare. La leggenda dell'oro dell'ammiraglio Persano però sta facendo sognare Lissa. Allo scopritore andrebbe il 10% del valore del tesoro, il resto al Ministero della Cultura croato. Degli incroci le persone si rendono conto solo quando li hanno già superati, scrive Milena Jesenska. Il suo nome per oltre mezzo secolo è stato solo il riflesso di uno di questi incroci, quello con Franz Kafka. La traduttrice di Kafka, la musa di Kafka, l'amante di Kafka, Jesenska ne scriverà un necrologio celeberrimo, ma la stessa fama non è stata riservata al resto della sua produzione letteraria. Per decenni è stata non tanto dimenticata, ma bandita dalla vita pubblica, soprattutto perché membro del Partito Comunista, ma poi lo abbandonò. Si sapeva solamente che era l'amante di Kafka, ma è assolutamente ingiusto ridurre a questo la sua grandezza. Ora una antologia intitolata proprio Incroci le restituisce il suo posto nella letteratura ceca. Milena Jesenska scrisse sui giornali dal 1919 al 1939, oltre 1200 articoli. Li abbiamo inventariati tutti, dagli editoriali ai reportage, alla moda, ma anche ai racconti per l'infanzia. 300 i testi che abbiamo selezionato fra tutti questi generi. Maria Giraskova ha dedicato al volume 40 anni di lavoro. Sotto il comunismo non potevo lavorare nella cultura, ci racconta. Facevo le pulizie, la guardiana nei musei. La incontriamo nel Caffè dell'Arco, in centro a Praga, il locale dove Jesenska incontrò per la prima volta Kafka nel 1916, a 20 anni. Aveva già abbandonato la facoltà di medicina e il conservatorio, provato la morfina, era rimasta incinta. Lo stesso anno si innamorò di Ernst Pollack, 10 anni più grande, squattrinato, ebreo, inaccettabile per la sua famiglia borghese e conservatrice. Il padre la fece rinchiudere in un manicomio. Assenza patologica di senso morale, la diagnosi. Una volta maggiorenne, la coppia si sposò e si trasferì a Vienna, dove Milena si mantenne facendo traduzioni, facchinaggio, lezioni private. Poi i primi articoli per il ceco, La Tribuna, attualità, costume, perfino automobilismo. Finito il suo matrimonio nel 25, tornò a Praga come responsabile delle pagine femminili del giornale nazionale, dalle cui colonne scrisse di emancipazione, libertà sessuale, aborto.
Poi le seconde nozze, una figlia, l'iscrizione al Partito Comunista e l'allontanamento dopo aver conosciuto la realtà dello stalinismo. Nel 1937 entra nel giornale Tempo Presente, prendendone poi la direzione, scrive reportage straordinari, alcuni tradotti anche in italiano, sul Patto di Monaco e le sue conseguenze. Era lei l'unico uomo nella redazione. I suoi colleghi non ebbero lo stesso coraggio. Nella primavera del 1938, ancora prima che i nazisti occupassero i Sudeti, scrisse articoli in difesa dei nostri tedeschi, antinazisti, socialdemocratici o popolari. Furono loro a finire per primi nei campi di concentramento. Con i nazisti a Praga, Milena Jesenská girava per solidarietà con una stella di David cucita sul cappotto. Fermata due volte dalla Gestapo, finì i suoi giorni nel campo di concentramento di Ravensbrück un anno prima della fine della guerra. Una storia che, insieme a quella dell'Europa, rivive finalmente attraverso le sue pagine.